Ciao a tutti signori, bentornati qui con me su Ori and the Blind Forest. Incredibilmente, dopo una vita che non ci gioco, perché poi era arrivato The Last of Us Parte 2, avevo giocato altri giochi che sto caricando e o caricherò in questo periodo, ma sono appunto qui tornato per portare a termine questo walkthrough incredibile. Anche perché il gioco mi piace parecchio, abbastanza diverso da quello che abbiamo giocato nell'ultimo periodo, quindi bella lì. E eravamo arrivati qui, io non mi ricordo probabilmente neanche i comandi. Così, era così, poi così, e così facevo questo. Ok, sì, no, qui c'era il caricamento incredibile, come faccio ad annullarlo adesso? Vabbè, lo faccio partire, ok? Vabbè, va bene così. E non ho idea di che cosa devo fare, perché cosa se faccio così mi sgama, tipo. Ehi. Ok. Andiamo sott'acqua così. Fantastico, ci siamo nascosti. Adesso. No, che cazzo fai? È esploso l'impossibile. Non mi vedere. Grazie. No. L'impossibile. Minchia, che cazzo è successo? Vabbè, saliamo. Ma dove sto andando? Ma dove cazzo sto andando? Io non ho idea di come si aprono le cose. Non me lo ricordo nella maniera più assoluta. Aia, mi son fatto un male della Madonna. È giusto? Oh cazzo, no. Qui. Ma porca vacca, ho sbagliato. Ho sbagliato, vero? No, è giusto, no. Oh Gesù, no. Ok, ci siamo. Adesso? Ah, devo scendere. Shift, nice. Va bene. Adesso siamo al sicuro. Non mi ricordo neanche Kuro si chiama questa roba, mi sa. Kuro, sì, forse. No, nasconditi, cazzo! Ti prego! Oh, porca puttana! Posso tornare indietro? Shane, dimmi! Questa volta siamo scampati alle sue grinfie per un pelo. È chiaro che perché ci dà la caccia. Cursa solo proteggendo il suo piccolo! E questo l'abbiamo visto dall'ultima volta. Ma ricordo, Ori, l'elemento del calore è l'ultimo da attivare. Ci serve la pietra solare che si trova in cima al passo del dolore. Dobbiamo cavalcare i venti. Loro ci mostreranno la strada. Il passo del dolore è un nome che non mi piace particolarmente. Cazzo. Va bene, dobbiamo andare lì. Va bene. Ci sono delle parti di mappa che non ho ancora scoperto. E sicuramente ci sono delle cose nascoste. Tipo qua è enorme la parte che non ho scoperto. C'è anche un albero, c'è anche un'abilità qua. Cioè, è proprio devastante. Potrei scendere, andare. No, è qui l'abilità. Questo era un'altra cosa, mi ricordo così. Era. Aspetta, cos'è che. Il pozzo dello spirito. E non posso. Cioè, dovrei tornare indietro. Ma adesso non è proprio il caso. Nel senso, adesso continuiamo ad andare per la nostra strada. Il problema è che. Dove cazzo vado? Devo salire. Premi. Quindi. No, non mi uccidere, grazie, amico. Ustia! Perché volevo prendere un pochino di vita. Non mi ammazzare. No, sono disabilino. Qui, salute, grazie. Grande, aia. Fantastico. Andiamo alla grande. Oh, che cazzo. Ti ho preso, merda umana. Ragno delle palle. Fantastico. Bene, di qua cosa c'è? Altri 20. Allora, ma porca puttana. Mi ha fatto cagare addosso. Qui c'era... Ah no, il vento finisce qui. Finisce qui il vento. Porca valero. Allora possiamo andare avanti, ostia. Via. Lì? Come ci arrivo qua? Ci sarà una leva da qualche parte. Un posto segreto. Ogni volta che torno su sto gioco, raga, a livello artistico è troppo bello. Cioè, è bellissimo. Cioè, guardate, è veramente troppo bello. Chissà come si apre quel porto, quella cosa... Dovrebbe esserci una leva, ma forse è il posto dove sono andato. Dove non riuscivo. Cioè, quello lì che sembrava inutile. Ma io non so come sfruttarlo, quel coso. In realtà.
Quindi. No, li odio questi. No, 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 ho sbagliato, sono completamente sbagliato. È stato un errore, è stato un errore. Aia. Fantastico. Ho aperto questa cosa. L'ho chiuso. Che cazzo chiudi? Ma non mi sembra la cosa migliore chiudere. Perché è chiuso? Non ho capito il senso di tutta questa questione, ma... Bene. Quindi... Salvataggio. È l'ultimo che abbiamo, cazzo. Vabbè, noi risaliamo tutto. Da Dio. Guarda che roba. 20 incredibili. Prima non c'erano questi l'altra volta. Saliamo. Via, via, via. In alto. Guardateli. Un vulcano della Madonna. E noi dobbiamo andare lì. Fantastico. Dobbiamo anche andare dalle terre del dolore. Cos'è quella roba? Davanti. Che cazzo. No, 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 no. Di qui. Ho deciso che andrò di qui. Sì. Questo è mio. Fa vedere la mappa. Di qui o di là? Boh. Di qui c'è qualcosa. No, di qui non c'è niente. C'è qualcosa di lì? Boh. Cos'è sta schifo? No, non possiamo stare da nessuna parte perché non posso salire evidentemente. Che cazzo? Non posso andare da nessuna parte. Adesso ci ragioniamo. Dove... Qui si può andare, oh. Ah, ho visto il passaggio segreto, l'ho beccato. Bastardi. Balordi. Non mi far del male. Ma cos'è sto bordello colossale? Passo del dolore, eccolo qui, il nostro posto preferito. Sì, prendiamoci un'abilità. Allora. No, io li odio. Cos'è successo? Ma che sto a fa? Ma dove devo andare? Aspetta un attimo. Dove devo andare? Su. Io voglio andare giù. No. Pam. Pam. Sì, cazzo. Easy. Mica tanto. Ok, adesso possiamo risalire, no? Partita salvata di nuovo. Siamo tornati indietro. Va bene. Adesso abbiamo questo. Oh no, per poco. Nice. Facciamo un altro salvataggio tattico. Fantastico. Poi dove... Lì c'è il pezzo. Qui ci sarà il cancello. Qua c'è un altro pezzo. Però di qui non si passa di nuovo. Che posto del chiazzo. Sì, non si può andare da nessuna parte. Vabbè, Allora salviamo di nuovo, che abbiamo trovato un frammento. E saliamo di qui. Però, sì, va bene. Aia, mi hai fatto... Mi hai preso? Beh, non lo so. Ne abbiamo C4. Ma non so dove debba andare. Ah, è qui. È qui il cancello. Boh, easy. Ci sono anche altri posti, in realtà, più in alto. Però non posso andarci. No! No, è bello! No! Di nuovo! Dai, pietra! Sì! Presa! Frammento di mappa! Dai! Yeah. Via! Vai! Sì! Ok! Però in qualche modo devo salvare... Oh, la madonna! Ma quanti frammenti... Madonna, ma... Ma... Ma scusa, ma è pieno di frammenti, ce ne sono una quantità, c'è una quantità fuori dal comune, vabbè. Va bene. Non posso salvare, bro. E questo è il problema principale qui, eh? Ecco. No, aspetta, fermo. Qui. Easy. Si possono rompere le cose con i nemici. Porca vacca, che scarso. Vabbè. Madonna mia, non mi ricordavo minimamente sta cosa. Zero. Zero, apriti sedano, via via via.
Questo potevi romperlo anche tu, eh. Merda. Ok. Muori. Ok. Allora, abbiamo quindi due opzioni. Anzi, no, in realtà ne abbiamo solo una, perché di qua non possiamo andare. Ho già controllato, ma non mi sembra di poter andarci. Quindi. Quindi. Ok, di qua non si può salire, quindi saliamo per forza di cose da qui. E poi, poi... Non... Cioè, vabbè, ok. E c'è anche un globo di vita. E com'era allora... Come faccio ad andare lì? Come faccio? Non so, non capisco. Non capisco. Non ci capisco. Metà... Raga, vi giuro, metà delle cose, dei posti di sto gioco, io non ho... proprio non riesco a comprendere come raggiungerli. Cioè, proprio... Sono, magari sono stupido, io non riesco a capire. Cioè, non riesco. Cioè, è una cosa che proprio non riesco io a comprendere. Cioè, il mio cervello non riesce ad arrivarci. Ma la metà... Dico, per forza ci sono delle altre abilità, ma non credo. Cioè, sì, ci sono delle altre abilità. Ma non credo siano quelle che mi permettono di raggiungere questi posti. Ok, signori, io non ho la più pallida idea di come raggiungere quella sfera lì. Non ho la più pallida idea. Sono morto. Cioè, no, ci ho provato. Non sono morto, ma ci ho provato circa 80 volte a rompere questa cosa qui. Non ho la più pallida idea. Non ho. Proprio non c'è. Non ho la minima, vaghissima idea di come fare. Come più o meno l'80% delle cose di questo gioco, non ho idea di come raggiungerle. È proprio una cosa che proprio va oltre le mie capacità mentali. Proprio non riesco a capirci un cazzo. Ve lo posso giurare. Non ci capisco nulla in questo gioco. Ma va bene così. Proseguiamo. E stiamo senza vita praticamente, perché abbiamo preso 5 globi. Porca troia bastarda. 5 globi su vaffanculo. Su e... su quanti? Vaffanculo, sono uno stronzo. Sì, che cazzo ci faccio con sta roba? Spiegami, eh? Ma cosa è servito? E quindi? Ma cosa vuol dire? Boh, vabbè. Va bene. Che cacchio? Quindi? Ok. E allora? Non so dove sia. Ah, sono tornato qua. Ah. No, non ho capito. Ma cosa è successo? Boh, vabbè, non importa. E... adesso mi serve quel... No. Ah! Oddio, non avevo capito. Oddio. Nice. Questo non manco l'avevo visto. Ok. Va bene. Di qui. Di lì. Di qui. Grazie. Dove è andato? Ok, qua. Madonna, che parto. Questo gioco è qualcosa di incredibile. Di incredibile. Poi con alcuni oggetti puoi far cose, con gli altri... No, se... Oh, madonna, che fatica. Quindi? No, perdonami. Sì, così. Preciso. Precisamente così. Precisamente così. Dammi un po' di salute. Qui questo non niente. Sì, certo. Questo non è niente. Tutto è qualcosa qui, tutto è utile, tutto. Dai leva. Bestia infamoide. Mi faccio male. Ma perché non posso salvare? Vi prego. Ok, il collegamento dell'anima è pronto. Come? Come? Cos'è successo? Cos'è successo? Va bene? Per cosa c'era? Ah, c'era... Oh, c'era un... Porca Valero. Posso salvare? Ti prego, grazie. Oh, Gesù.
Adesso, chissà come si può arrivare qui, non ne ho la più pallida idea, ma noi proseguiamo, saliamo, ce l'abbiamo fatta, stiamo andando dove dobbiamo. E qui ci sono cose, vado di qua. No. No, no, è difficilissimo. Devo uscire di qui adesso, eh? No! Madonna del signore! Perché? Perché va in su ancora un... per tipo... 6 metri quando io lascio shift, eh? Quando lascio la piuma. No, spiegami. No, per... Guarda, va avanti lui. No, prosegue la sua rotta. Del cazzo. No, prosegue la sua rotta del cazzo adesso. Guarda che roba. Fammi salvare immediatamente. Che una fatica incredibile ho preso. Non me l'ha salvato sicuramente però. Guarda. Muoio completamente senza motivo. Guarda, torna qui. Salvo, guarda. Ho uno di vita. Cos'è sta roba? Pianino. Cos'è? Salva. Ok. No, sono muoio. No, c'è così. No, cioè. Guarda. Non è possibile. Mi viene da spaccare tutto. Cazzo. Ti prego. Vabbè, adesso non sto guardando neanche cosa sto facendo. Cos'è successo? Io non ho toccato niente. Ha fatto tutto da solo. Avevo le mani che non avevo dita sui tasti. Avvicinati ancora di più, va, ranocchio di sto cazzo. Togliti dalle palle. Fammi salvare, che sennò mi ammazzo, eh. Muore, va. Fammi prendere tutto, sfonda tutto, che cazzo succede, mo? Ok. Qui, dove siamo? L'alberello, la c'è. Dammi un'abilità utile. Ti prego. Questo spirito è un altro sacrificio per Nibel. Nir volava nell'aria, si levava in volo nei cieli. Il suo mondo non conosceva confini finché la foresta non divenne cieca. Posso volare adesso invece che solo planare? Questo mi stai dicendo? Salto caricato. Per usare questa abilità ti hai premuto V fino a completare la carica. Come W, scusami. Poi premi space per effettuare un balzo altissimo. Ah! Ecco come si fa. Dannazione. Ecco come si fa. Ok, qui devo ricordarmi che alla prossima mappa... Che dov'è? Non c'è. Porca puttana. Dovrei tornare qui indietro in modo tale da prendere il globo che è qui. Quindi questa me la devo ricordare. Me la devo ricordare. Perché è importante. Facciamo così, facciamo un saltone. Ah, posso fare doppio salto comunque. Sono salvato il cooling cord, era incredibile. Mentre gli armi che ti premuto... Ah. Bella. Oh là là, posso anche mirare. Devastante. No, aspetta, come faccio? Porca vacca, devastante! Senti la musica, che bella che è su sto gioco. Ho fatto una cazzata. Senti che figata sta musica. Ma perché? Ma cosa sto... Sto usando dei tasti a caso, posso essere sincero con voi. Ok. Perché delle volte lo carico senza volere, scusami? Boh, non lo so, tipo così, no? Quando sto planando... Ah, perché se... Ah, ok, ho capito. Va bene. E facciamo così... Papapam! Bagabing! No! Non devi, boh! Ma io lo faccio sempre!
Io lo faccio sempre sta cosa. Non ho salvato, sono un idiota. Io lo faccio sempre. Perché carica i salti a caso? Non capisco. Ah, perché semplicemente in quel caso lì ero bloccato e non potevo muovermi. Il rumore, l'effetto sonoro è pazzesco. Badam! Cazzo, un cannone. Ok. Ok, e qui salva la partita, va. Grazie mille. Con il destro invece mi sposto da pozzo a pozzo. Sì, infatti è per quello. In realtà il viaggio rapido non è la mappa, ma è il pozzo. E questo è il problema più grosso, in realtà. Questo è un altro pozzo? Ah, no. Ah, boh. No, se quello è un altro pozzo è easy a raggiungere. No, ok, ok, va bene, va bene, va bene. Bellissima però la musica, ragazzi, è qualcosa di incredibile, cioè. Veramente troppo bella. Aia. Sì, dovrebbero farlo, cioè avrebbero dovuto far col mouse, sta cosa. Dovrebbero averti, cioè, dovevano farti mirare col mouse, come fai anche con il colpo. Sarebbe stato molto meglio, così è veramente un devasto. Ok, e quindi siamo... Bello, bello, abbiamo collegato tutto, nice. Ottimale. Fammi no, voglio salvare, bro. Fantastico, ok, possiamo salire. Possiamo veramente salire, dove stiamo andando? Ci stiamo alzando verso il vulcano? Minchia. Porca vacca. Bellissimo. Bellissimo. Dove sto andando? Ossia, dove sono? La pietra solare? Presa! Non mi stupisce che Kuro eviti questo posto. La pietra solare ma ancora la luce che lei teme tanto. È figa, ha ammazzato i suoi bambini, i suoi cuccioli. Ce l'abbiamo fatta, signori. Con difficoltà, lo ammetto. Ma non come in altri episodi, comunque. In realtà è stato più facile di altre volte. Piglia, piglia. Hai trovato la pietra solare. Usando questa leggendaria pietra runica potrai accedere al Monte Oru. Flashback. Sì. No. Ma va? Gli ha portato la luce! No, fra! Che uomo! Il Gumon ci ha portato... La loro avventura ispirò anche colui che era dubbioso. Esatto, che è il... Si chiama Gumon lui, no? Una roba del genere. Ha fatto... Ha resuscitato il nostro amico! Gumo. Gumon, non... Cioè, non Gumon, Gumo. Gumon ha trovato un posto dove si sentiva a casa. Quindi è diventato anche... fa parte della famiglia adesso. Insieme al nostro panzone Scripippio. Di cui non ho finito neanche la parte di mappa. Perché ve l'avevo detto che c'è quella parte di mappa. Di cui vi ho messo una parte giusto mentre io giocavo. Perché appunto non era durante una registrazione classica. In cui c'è questa, c'è praticamente questa rovina. In cui si trova la statua di questi esseri della stessa razza del nostro amico che ha appena resuscitato, no? Quindi tutto, c'è tutto questo dungeon che tra l'altro non ho completato, dovrei farlo. Con la pietra solare possiamo attraversare i cancelli del Monte Uru, che sembra Muspelheim di di God of War, ostia. Andiamo ad ammazzare Surtur. Senti anche tu il tremolio e il borbottio del terreno. Non c'è tempo da perdere. Il Monte Oro è sul punto di sputare fuoco. Sì, noi ci entriamo proprio adesso. Mi sembra decisamente la cosa migliore. Un'idea geniale, cazzo. Grande Shane. Genialissimo, guarda. Dove... Oh, madonna, cara. Oh, signore. Sapete, raga, la cosa fighissima...
è che la mappa, tipo, si aprono parti di mappa grazie ad abilità che uno sblocca, tipo questa qui probabilmente la spaccherò con il salto, nuovo potenziato che abbiamo sbloccato. Ma non sono, tipo, nuove zone, semplicemente, cioè sì, sono nuove zone, ma si aprono, cioè sono raggiungibili attraverso zone che abbiamo già esplorato precedentemente. Cioè non è che da qui, per esempio, da qui in alto dove siamo ora, andiamo in un altro luogo, no? Cioè prendiamo tipo e proseguiamo in alto, no? Proseguiamo lungo la via che stiamo seguendo, no? Dobbiamo tornare indietro in un luogo che abbiamo già esplorato un sacco di tempo fa, in modo tale da raggiungere questo nuovo posto proprio grazie alle nuove abilità che abbiamo sbloccato. Comunque il dungeon di cui vi parlavo è questa la grotta, mi sembra. È questa forse, questa cosa qui. Mi sembra, se non sbaglio. Qui tra l'altro c'è un'abilità, quindi tra questo episodio e il prossimo magari vado a sbloccarla, perché potrebbe essere anche l'ultima, forse. È l'ultima? Sì, è l'ultima. È l'ultima abilità che possiamo sbloccare ed è qualcosa, lanci qualcosa, tipo. Quindi è l'ultimissima abilità e la vado magari a sbloccare. In questo momento sono estremamente tentato di, vabbè, a parte salvare la partita, di tornarmene qui... Aspettate, guardate che faccio. Me ne torno direttamente. Scendo. Ah, adesso abbiamo sbloccato tutto questo canale in verticale. Quindi in realtà basta far così. Siamo arrivati, tipo, sì. Guardate, vi faccio vedere come si può prendere, già che tanto non ci vuole un genio. Semplicemente non serve teletrasportarsi, appunto, perché abbiamo il passaggio verticale che ci conduce direttamente qui. In modo tale da raggiungere istantaneamente questo posto qua. No, bro, Madonna, momenti che crepo male. Famo così. No, aspetta. Ah, no, beh, sì, giusto. Pam. E abbiamo la nostra cellula vitale. Nice, perfetto. Adesso sì, adesso possiamo effettivamente... Aia, adesso possiamo di fatto tornare su. Tornerò su qui e userò il teletrasporto per tornarmene da qualche parte, tipo... Per andare alla grotta lunare. Eh sì, per andare alla grotta lunare in modo tale da sbloccare la... questo albero. Tane della radice nera, credo siano le... Non so se sia più la grotta lunare, quella dove ho trovato il pischello, la statua del pischello, oppure la tana della radice nera. Comunque... Ci becchiamo nel prossimo episodio, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Tra uno sclero e un momento... tra sclero e confusione. Ce l'abbiamo fatta anche questa volta. E... alla fine avevo in realtà ragione. Questo posto qui non si poteva raggiungere se non con una nuova abilità. Cioè, stavo cercando di sparare questo in diagonale qui, però praticamente subiva l'effetto della gravità e iniziava a muoversi di moto parabolico verso sinistra. E quindi non andava dritto qui. Infatti non riuscivo a capire come fare, no? E alla fine non è che il mio cervello non riesce a capire come... Non riusciva a capire come passare. C'era un altro modo, semplicemente. Cioè, non si poteva. Non si poteva ancora fare. Molto, molto semplicemente. E quindi, signori, bella così. Qui non abbiamo salvato, quindi lo facciamo subito. Ci becchiamo nel prossimo episodio, raga, bella.